Era il primo secolo avanti Cristo. A quel tempo Roma aveva esteso il suo dominio su gran parte delle terre che si affacciavano sul Mediterraneo, ma all'apice della sua potenza grande era l'insoddisfazione nel regno. I popoli erano stanchi delle continue guerre, della schiavitù e dei soprusi dei potenti. Anche Israele faceva parte dell'impero romano e proprio in questa terra, pur se sfinita dalle lotte intestine, si sviluppò quella dottrina che presto si sarebbe diffusa in tutto l'impero e avrebbe sconfitto il politeismo dominante, il cristianesimo. Così povera di mezzi, Israele aveva una grande forza, la fede nel messaggio di Mosè, il quale aveva convinto il suo popolo dell'esistenza di un unico Dio, e già da secoli gli ebrei aspettavano la nascita del figlio suo, il Messia. Salute, o piena di grazia, il Signore è con te, o benedetta tra tutte le donne. A cosa devo questo saluto? Non sono degna. Non temere, Maria, tu avrai un figlio che regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà mai fine. Ma com'è possibile tutto questo se io non ho uno sposo? Sono una povera giovane. Un umile falegname, di nome Giuseppe, discendente da Davide, sarà al tuo fianco il nome del Signore. Nulla è impossibile a Dio. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Il bambino che nascerà sarà chiamato Gesù, il Figlio di Dio. Dio faccia di me come hai detto. Finalmente il tempo della sua venuta era giunto. Correva l'anno 748 dalla fondazione di Roma, circa 6 anni prima dell'inizio della nostra era, quando il Messia nacque. A che tempo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena ho sentito la tua voce, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore. Da lei va magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, poiché ha portato il suo sguardo sulla sua umile serva. Sì, gloria a voi, tutte le genti vi chiameranno beata, poiché l'Onnipotente ha operato cose qui. Maria e Giuseppe ormai erano sposi. Allorché, poco prima della nascita di Gesù, l'imperatore romano Cesare Augusto ordinò il censimento in tutto l'impero. Ogni abitante delle province romane doveva iscriversi nei registri ufficiali con il suo nome, rango ed occupazione. Questo facilitava ai romani la riscossione delle tasse e la mobilitazione degli uomini in caso di guerra. Gli ebrei avevano sempre detestato l'idea di un censimento. Consideravano ogni uomo una creazione unica di Dio e non un qualcosa che si potesse numerare come le pecore e gli armenti. Ma il loro re, Erode, era fedele ad Augusto e volle che il censimento si facesse. La procedura del censimento in Palestina aveva una particolarità insolita.
Non era consentito alla gente farsi registrare nelle città o nei villaggi dove abitava. Doveva ritornare al luogo di origine delle rispettive famiglie. E questo era spesso penoso, perché significava un viaggio a volte assai lungo. Siamo ancora molto lontani da quella svolta, vedrai le prime case. Sì, ho ringraziato Dio. Ma venite da lontano? Sì, veniamo da Napoli. Abbiamo lasciato la montagna di Zapalo e abbiamo attraversato le pianure di Sikhan e Sio. Camminiamo da 4 giorni. Vedo la donna molto stanca e forse ammalata. Perché non hai preso le cavalcate adesso? La mia casa è povera, non avevo denari. Faccio camminiamo. Che cosa andate a fare per te? Siamo tutte e due della stirpe di Davide. Questa notte, di certo, non troverete un alloggio da re. E chissà se troverete la cena. Eppure Betel significa casa del pane. Non si è visto pane per un mese. È vero, grazie alla tua bontà. Addio. Addio a te e alla tua giovane. Addio. Così, in ossequio alla legge, Giuseppe e Maria si misero in cammino verso Betlemme, la città dei loro antenati. In realtà non era necessario che Maria compisse il viaggio perché solo gli uomini venivano registrati. Ma ella sapeva che il suo bambino stava per nascere e non voleva essere divisa dallo sposo in un simile momento. Aveva bisogno del suo affetto e della sua protezione. A giro per questa notte. Non c'è posto, andate. Vi prego, abbiate pietà, almeno per mia moglie. Ti ho detto che non c'è posto. Guarda quanta gente. Poi quando siete ammucchiati succedono lisse e retrici. Vattene se non vuoi assaggiare il mio pastore. Su Maria, andiamo via. Sì, Giuseppe, andiamo. Era molto più giovane di lui, perché tra le fanciulle ebree c'era l'abitudine di sposarsi prestissimo, a volte persino a 14 anni, mentre gli uomini non si ammogliavano finché non avessero raggiunto almeno il 25esimo anno. Il viaggio da Nazareth a Betlemme era lungo circa 130 chilometri su strade talora impervie. I conquistatori romani, costruttori di magnifiche strade a Roma e nelle province, non avevano avuto il tempo per migliorare le strade della Palestina. Il viaggio di Maria e di Giuseppe durò 4 giorni. Ma a quest'ora? Non potresti scriverci subito? È da molto tempo che camminiamo. Anch'io sto lavorando da molto tempo. Arrivate tardi e avete anche premura. Ti prego, abbiate pietà, almeno per mia moglie. Va bene, ma smettetela di lamentarvi. Nome, età, professione e residenza. Mi chiamo Giuseppe, ho 30 anni, faccio il falegname e vengo da Napoli. Va bene, e tu donna? Sono Maria. Tutto a posto e buonasera. Buonasera. Maria si rese conto che il suo bambino stava per nascere e Giuseppe cominciò a cercare una locanda che potesse accoglierli e dove Maria potesse sistemarsi al caldo. Buone donne che lavorate fino a tarda notte, non sapreste indicarci una locanda? Faccio anche a voi, forestieri. Cosa possiamo servirvi? Cerchiamo un riparo per questa notte. Mia moglie aspetta un bambino. Mi dispiace, la nostra bottega è piccola. Non possiamo ospitarvi. Cercate altrove. Abbiamo del buon latte, facciamo un ottimo formaggio e tante cose buone. Grazie per la vostra generosità, ma dobbiamo andare.
rimanetevi ancora un poco con noi. Accettate questo formaggio, queste cose che facciamo con l'umile lavoro delle nostre mani. Grazie, ma grazie per l'ospitalità, ma cerchiamo di farlo. Buonanotte. Buonanotte. Andiamo tutti. Betlemme, però, era piena di gente radunatasi per il censimento e inoltre gli albergatori, quando Giuseppe bussava alla porta, vedendo i due viandanti poveri e solo con un asino come bagaglio e mezzo di trasporto, li cacciavano in malo modo. Dove andate così tardi? Thank you.
o buonasera del cervo bianco. Non potresti ospitarci per questa notte? Questo non è un albergo, cercate altrove, non posso aprire ad ogni vagabondo. Vi prego, lasciateci entrare, non siate senza cuore. Il signore Leceri vi ricompenserà. Andate via, lasciateci in pace. Io sono un falegname, mi chiamo Giuseppe. Che mi importa del nome? Lasciateci dormire. Via, via, andatevene. Ospitalità è di chiesa. Solo per questa notte. I miei clienti stanno dormendo consiglio sul pavimento e sul terrazzo. Provate laggiù al vecchio forno, forse. Via, via, andate. Pensiamo ai giovani che già prima di cominciare la loro vita lavorativa non sanno se mai la potranno cominciare. Pensiamo ai bambini delle nazioni sfortunate che non possono mollare la curiosità di aspettare il loro Babbo Natale. Pensiamo a quelle persone che hanno perso i loro cari e non sanno come e perché. Laggiù c'è l'osteria dei Tre Merli. Dobbiamo trovare un alloggio. Sarà difficile. Troppa gente c'è in città questa notte. Questa per noi è una notte d'affari d'oro, amici. Capisco il vostro disagio, ma per noi ci vorrebbe più spesso un censimento. Guardate che bel pane che facciamo. Volete assaggiarne un po'? No, grazie. Cerchiamo riparo per questa notte. Avrete certamente fame? Grazie, ma dobbiamo andare. Buonanotte, addio. Veniamo da Nazare. Circa 150 anni, aspetto un bambino che dovrebbe nascere in questi giorni. Non avreste per ospitarci? Purtroppo niente da fare. Betlemme in questa notte è piena di foresti, accorsi per il grande censimento. Passo dei Tre Merli, guardate una sorella, pensate in quale stato tanto storia pesce. Il tuo tetto è fiorito, attendo una stella. Sono piromanti, magi, persiani e greci. Un sottoscala, non avete che dormire, vi prego, non mandateci a trovare. Tutto l'albergo è pieno di astronomi e dolci giunti più per il censimento. Cercate altrove. Abbiate pietà, aiutateci. Continuate la strada, uscite dal paese. Troverete una grotta dove di solito rimettono gli animali. Lì nessuno vi dirà nulla, almeno sarete riparati. Che Dio vi benedica. Buonanotte. 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 Tu lo sai, Signore, dietro la maschera della nostra indifferenza c'è un cuore che ti aspetta. Dietro la maschera del nostro orgoglio c'è il volto di uno che ha paura di proclamare la sua fede. Tu, Signore, sei colui che smaschera, tu togli i travestimenti e fai apparire la verità nascosta nel cuore degli uomini. Thank you.
per tutti noi e le fa giù a portare la gioia e la pace nel cuore. Quel sorriso benedetto porta gioia ad ogni tempo. A mille brilla le stelle, andiamo festanti, dai pargolette. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Gloria al Signore. Gloria al Redentore. Venite tutti ad adorare il Signore. Gesù viene a noi come principe della pace.